Grosseto al Don Francesco Vivarelli Colonna. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come sta, sindaco? Molto bene, grazie, molto bene. La vita è un po' stressante, ma si va avanti. Immagino, sia stata una settimana un po' complessa per lei. Andiamo proprio sul Tirreno, nell'edizione di Grosseto, la raggiungiamo subito perché troviamo proprio la pagina interna. Dite che sono un antiabortista? Non è vero. Io vi querelo, il sindaco al contrattacco, vengo esposto giustamente alla gogna mediatica. Allora, sindaco, partiamo da questo. Lei intanto ha proposto una modifica alla legge 194, no? Sì. Il punto è questo. Ci dice qua, che modifica ha proposto e poi perché le hanno dato gli antiabortista? Ma dunque, perché mi hanno dato di antiabortista è uno dei quesiti che mi tengono sveglio la notte, perché io non ho mai in nessun momento della mia vita pensato, detto o fatto video che richiamassero a questa condizione della mia persona relativamente all'antiabortismo. Io non ho mai detto di essere antiabortista. Anzi, sinceramente ho preso una battaglia del mio presidente della Commissione Pari Opportunità, che è una donna, che tra l'altro è anche presidente dell'Associazione Nazionale Medici e Cattolici, presidente della Regione Toscana, da questo punto di vista, che è una donna che coordina un gruppo di donne che hanno visto appunto la richiesta di modifica di iniziativa popolare, quindi è un qualche cosa che viene dal popolo, che poi è sottoposto ovviamente alla democrazia costituzionale della libera scelta dell'individuo che può o meno firmare. L'ho presa come mia perché ovviamente io, in base all'articolo 1 proprio della legge 194, al terzo paragrafo, sono tenuto come ente locale e come sindaco ad adottare tutte quelle politiche di sensibilizzazione, di prevenzione, di potenziamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari nei confronti di donne che vogliano percorrere questo momento difficilissimo di travaglio in cui spesso sono lasciate sole perché i primi 5 articoli della 194 non sono stati applicati nonostante la legge abbia 50 anni e quindi spesso le donne vengono abbandonate a se stesse, lasciate in completa solitudine, non vengono supportate, né vengono supportate quelle associazioni pro vita che invece esistono e che avrebbero tutti i crismi per poter essere adempienti appunto all'articolo 1 della legge 194 stessa, che è una legge non pro aborto, ma una legge pro vita. E quindi io l'ho sentita mia, anche se immediatamente ho espresso scetticismo rispetto proprio al messaggio provocazionale relativo al fatto che il dottore sarebbe obbligato, nel caso che passasse appunto questa legge, che secondo me non passerà, a far ascoltare il battito cardiaco della donna che fosse in procinto di interrompere la gravidanza. Per questo motivo qui, per aver sottoposto in base alla legge, in base alle mie prerogative sindacali, appunto alla pubblica opinione, questa ipotesi, si è scatenato il putiferio, una cosa vergognosa tipicamente italiana e all'italiana, dove esiste un pensiero unico, dove chiunque si discosti dal pensiero unico, sempre più dilagante, viene tacciato di chissà che cosa, viene paragonato a Trump, a Orban, come nel mio caso, e quindi veramente una cosa ridicola che io ovviamente stigmatizzo e attraverso la mia azione quotidiana cerco ovviamente di assopire perché non c'è nessuna volontà antiabortistica, sono perfettamente consapevole della tragedia umana che le donne si trovino ad attraversare e voglio muovermi nell'ambito delle mie prerogative sindacali per migliorare le condizioni di vita delle donne che si trovino o si trovassero ad affrontare questo tipo di problematica. Quindi esattamente il contrario. Anche lì campagna elettorale dilagante, tutti che si sono coalizzati contro di me, sottoscrizioni di amministratrici locali da tutta la regione toscana, Boldrini che dice che io sono il simbolo antiabortista d'Italia, forse perché sono una persona pensante che cerca di fare le cose con raziocinio a fronte di un mondo invece che dilaga sull'improvvisazione, sulla superficialità e sul sentito dire. Ecco, io sono l'antitesi di tutto ciò e quindi probabilmente questo è il motivo per il quale sono stato tacciato ingiustamente, immotivatamente e follemente di essere antiabortista. Tutta la polemica che si è scatenata, però io voglio capire questo, perché lei in un primo post che ha pubblicato sui social ha sostenuto, come ricordava, che il medico deve far sentire il battito del feto alla madre abortente. Quindi le chiedo, perché poi ha un po' smussato questa posizione, le chiedo oggi, lei, questo voglio capire, lei è d'accordo se a una mamma abortente viene fatto sentire il battito del feto? Questo voglio capire. Benissimo, la ringrazio per la domanda molto diretta. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo, anche se comunque è il medico ad essere obbligato eventualmente a far ascoltare.
il battito cardiaco, non la donna ad essere obbligata ad ascoltarlo, quindi anche su quel campo e su quella fattispecie esiste un elemento di discriminazione a favore della donna. Comunque credo che sia un messaggio violento, come ho ripetutamente ribadito. È evidente che a volte le leggi di iniziativa popolare hanno un messaggio dirompente, ma una legge si sa benissimo che come parte non arriva. Quello che è servito è aver riacceso i riflettori su una tematica che è ovviamente ancora attuale, anche se nel corso di questi 50 anni il ricorso all'interruzione di gravidanza sicuramente si è molto ridotto rispetto agli anni 80, ma che comunque sia ha bisogno di una grande attenzione, perché, ripeto, i primi 5 articoli, quelli che sono a tutela della donna, affinché non sia sola, affinché abbia una continuità lavorativa, affinché non possa essere marginalizzata nella sua scelta, non vengono realisticamente applicati, anche se a Grosseto per fortuna abbiamo un ottimo consultorio, ma in tante parti d'Italia le donne molto spesso si muovono nell'ombra, non sono assistite, non sono appoggiate, non sono supportate, perché servono risorse, servirebbe un servizio sanitario adeguato, più potenziato da questo punto di vista. Questo era lo scopo, quindi rispondendo alla sua domanda è: io non sono d'accordo, però serve a smuovere le acque. Okay. Quindi lei, diciamo, ha firmato una proposta di legge di iniziativa popolare, cui nel merito non era d'accordo, nel merito della proposta, però lo ha fatto per accendere i riflettori sulla legge 194, dicendo va bene così, oppure dobbiamo richiamare tutti a una maggior consapevolezza, dobbiamo richiamare tutti, diciamo così, a una... a un'applicazione concreta della legge, a quello che va in Roma, pure aprire un dibattito su questo. Esattamente, perfetto. Sindaco, le chiedo un attimo di pazienza perché devo mandare la pubblicità, poi torniamo da lei e discutiamo di tanti temi che oggi ci sono sui giornali che riguardano, diciamo, il governo del territorio, il governo delle città da parte di un sindaco che sappiamo è sempre molto complesso. A tra poco. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, di nuovo ben trovati a Refresh. Proseguiamo con la rassegna stampa locale, le principali notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana e anche da Grosseto, perché questa mattina è con noi il sindaco di Grosseto, Alto Francesco Viorelli Colonna. Abbiamo fatto un'apertura sulle polemiche che hanno riguardato, perché ha chiesto la modifica alla legge 194 sull'aborto, e quello, diciamo, l'abbiamo chiarito. Sindaco, veniamo invece ai temi che riguardano le amministrazioni locali, anche se in questo caso il tema non è di competenza diretta del sindaco, quello della sicurezza, perché spetta ovviamente poi al prefetto, al questore, garantire la sicurezza sul territorio, però è uno dei temi che comunque un sindaco deve fronteggiare, si deve confrontare con il governo centrale su come affrontarlo. Se, ovviamente oggi sul quotidiano Il Tirreno di Grosseto, ovviamente voi avete il problema, lo scrive il Tirreno delle truffe agli anziani, che tra l'altro è uno dei reati decisamente più fastidiosi, proprio perché va a colpire i deboli. È ancora allarme per le truffe, sono state 12.000 le persone in provincia rimaste vittime in 4 anni, progetti di prevenzione e una rete di sostegno con l'istituzione di un osservatorio. Però il tema della sicurezza è un tema sentito in tutta la Toscana, a Piombino, sicurezza, centinaia in piazza, non vogliamo avere paura, vi faccio vedere anche addirittura quello che accade a Firenze con i parroci di Firenze sul Corriere Fiorentino, Rifredi, SS Sicurezza da 15 parroci, qua c'è stato anche il problema delle spaccate, ovviamente poi le città mano a mano che aumentano in termini di abitanti e di densità e diciamo, aumentano anche gli episodi di microcriminalità, questo è un tema, diciamo, da tenere in conto. Però tutto questo si inquadra in un aspetto generale in cui la chiusura della frontiera con la Slovenia, per ovviamente i temi che riguardano l'ingresso, diciamo, di eventuali terroristi, e un tema, diciamo, in un macro tema che è ancora più grande, quindi bisogna capire, no, come governare tutto il fenomeno della microcriminalità dal locale al globale. Sì, è un problema ovviamente attualissimo anche nell'agenda nazionale, anche le aspettative da parte dell'elettorato del centrodestra da questo punto di vista sono molto elevate, e quindi ad ogni livello governativo, nazionale, regionale e di ente locale, c'è grande attenzione. Certamente, come ricordava lei, le prerogative sulla pubblica sicurezza sono più appannaggio dell'organo prefettizio, che rappresenta lo Stato sul territorio insieme al questore e le altre forze dell'ordine, ma è anche vero che alla polizia municipale o polizia locale nel corso degli anni è sempre stata data maggiore libertà di manovra, non soltanto dal punto di vista del controllo della sicurezza sociale urbana, ma anche della pubblica sicurezza stessa. Noi a
Grosseto abbiamo un ottimo rapporto col prefetto Berardino, che ovviamente che si è succeduto anche ad altri prefetti, con i quali sempre abbiamo avuto dispositivi interforze congiunti molto funzionali, che hanno dato anche un esempio a livello nazionale rispetto a come a livello interforze si debba appunto coordinare i vari movimenti e le varie disposizioni. Quindi abbiamo dimostrato anche con i recenti dati che Grosseto è la città che più è cresciuta in diminuzione di denunce di reati, è la città d'Italia al posto numero uno da questo punto di vista, a significare che il controllo c'è. Purtroppo la questione migratoria, la questione della legalità, della microcriminalità legata anche alle condizioni migratorie, che sono peggiorate purtroppo quest'anno rispetto agli anni passati, anche a seguito del cambiamento della morfologia, della geografia appunto delle zone dalle quali i migranti provengono, destano grandi preoccupazioni. Noi abbiamo raggiunto quasi 140.000 immigrati nel corso del corrente anno, che non era mai successo precedentemente. Però è un problema macro che va gestito a livello europeo, che va gestito con ogni Stato che si assuma le proprie responsabilità, ma anche a livello nazionale per quanto riguarda una componente spesso sottovalutata ma che è preponderante, e cioè la giustizia. Io sono stato anche recentemente, a seguito di alcuni eventi occorsi a Grosseto, in cui persone che giravano brandeggiando bastoni sono state identificate, appunto arrestate e poi rilasciate dal magistrato dopo poche ore. Io sono intervenuto su un fattore della nostra società molto importante, cioè dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici non esistono degli enti, delle organizzazioni in grado di sostituire efficacemente chi soffra di debolezza psichica e psichiatrica, e quindi ci sono delle situazioni in cui veramente non si sa dove mettere la persona che venga appunto colta in flagranza di reato, che soffra di disturbi psichici. Ho scritto anche una lettera importante e sono stato ricevuto in persona dal ministro Piantedosi, cercando di potenziare i finanziamenti delle REMS e cercando anche di potenziare l'organico delle procure, perché è inutile che le forze dell'ordine, compresa la polizia locale, sempre più chiamata a offrire servizi di pubblica sicurezza, si muovano, rischino la vita con una remunerazione che sicuramente non è al massimo possibile, salvo poi vedersi sbeffeggiati da situazioni di giustizia che poi rilasciano l'arrestato dopo poche ore. Questo è un altro dei gravi problemi che si accentua nel momento in cui aumentano i flussi migratori e le persone, in assenza di una programmazione proattiva di integrazione lavorativa, sicuramente si trovano poi ai margini della delinquenza. Inoltre stigmatizziamo il comportamento anche da questo punto di vista della Regione Toscana, in quanto non ha voluto aderire al protocollo Piantedosi sul potenziamento della protezione civile, sul finanziamento appunto dei cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, avendo preferito la Regione Toscana supportare finanziariamente i servizi di accoglienza o le organizzazioni di accoglienza integrata, come a voler dire: i migranti esistono. È un discorso buonista, forse un po' ipocrita, forse anche comprensibile. Ci sono, ci saranno, non bisogna gestirli in maniera straordinaria, ma come se fossero ormai parte del sistema. Ecco, qui si differisce la visione della questione dal centrodestra e centrosinistra, che mi vede ovviamente a voler considerare la questione della migrazione un evento straordinario, a differenza del presidente Giani e del centrosinistra toscano. Sono favorevole al CPR, not in my backyard, no? La politica nimba a me non appartiene, da qualche parte dovrà andare. C'è un problema crescente, si dice che sarebbero dei lager, che sarebbero, e perché mandare una persona o costituire un corridoio terroristico, dove poi si vede che cosa succede nella nostra Europa e si scopre che è sbarcato in Italia, va bene? Secondo me no. Secondo me bisogna organizzarsi come in altri paesi fanno, con dei CPR, ogni regione, compresa la Toscana, si deve assumere la sua responsabilità e quindi andare in questa direzione. Poi ieri la prefetto di Firenze, in un'intervista alla Nazione, ha chiarito, dice che se un cittadino immigrato arriva in Italia e non ha commesso alcun reato, nel CPR non ci finisce. Questo l'ha chiarito in modo molto chiaro, quindi ha chiarito bene chi saranno, diciamo, i, tra virgolette, frequentatori di quelle strutture, destinatari di quelle strutture. Le faccio i complimenti perché è un centro per il rimpatrio. Se non ci sono le condizioni per il rimpatrio, non c'è bisogno di accedere al centro. Esatto. Senta, Sindaco, le volevo chiedere questo, leggendo ovviamente quello che spiega oggi il Comune di Firenze, con diciamo il contributo agli affitti, perché il governo ha tagliato, no, i fondi per il contributo agli affitti, e il Comune di Firenze dice: mettiamo noi 3 milioni.
Questo rappresenta un problema anche per la sua amministrazione? Ma la nostra amministrazione ha agito anche similmente, cioè abbiamo stanziato più fondi per questa tipologia di intervento. E non esiste, cioè il problema c'è, è ovvio che ci sia ed è sempre grande anche a seguito della pandemia, del Covid, delle nuove indigenze, delle nuove povertà, questo problema si è sicuramente accentuato, ma è vero che anche che il governo ha ridotto parzialmente, temporaneamente questo tipo di sostegno, ma lo ha fatto anche la regione e comunque i comuni sono sempre chiamati a dover tamponare i buchi che vengono creati dagli elementi sovraordinati con finanziamenti tratti dai propri bilanci che molto spesso purtroppo risentono anch'essi delle problematiche relative all'aumento di costi energetici, PNRR, post pandemia e quindi i comuni sono l'ultimo baluardo, l'ultima roccaforte che si trovano spesso a dover compensare gli errori degli enti sovraordinati. Senta, un'altra cosa oggi, troviamo su Repubblica Nazionale, che ha fatto venire in mente un po' la sua storia di questa sua consigliatura. La Repubblica Nazionale spiega che ci sono neofascisti e politici ultra, ovvero l'assessore Fabio Barsanti, ex leader di Casa Pound, che con la sua Luca Siamo Noi fece un esploit alle scorse amministrative della città delle mura, e praticamente spiegano che ci sono loro dietro al no alla via dedicata al presidente partigiano Sandro Pertini. Lei la via d'Almirante la rifarebbe? Ma guardi, anche qui la ringrazio, perché non è la via d'Almirante, è la via della pacificazione nazionale nella quale confluisce via Almirante, ma anche confluisce via Berlinguer. Il grande fraintendimento voluto dalle sinistre, che quando non hanno argomenti ovviamente si rifugiano dietro l'antifascismo e quant'altro, è di sottolineare, di enfatizzare in maniera molto marcata la sola via Almirante, è proprio un esempio di distorsione, di manipolazione strumentale della realtà. Noi abbiamo voluto fare un progetto molto più ampio. Esisteva da parte di Casa Pound ai tempi del 2017 la volontà di dedicazione di una via, secondo la toponomastica, a via Almirante. Fu la coalizione di maggioranza a dire assolutamente no, perché Grosseto è una città che di questo soffrirebbe in maniera particolare, strage di Niccioleta e tante questioni che adesso non sto a richiamare alla memoria. E quindi bisogna fare un progetto che vada molto oltre. E siccome sono passati più di 70 anni e non è possibile pensare che nell'anno 2023 possano esistere recrudescenze ascrivibili o riconducibili al periodo fascista che circoscrive temporalmente un periodo di estrema destra della nostra storia, ma rimane lì, non potrà mai più esistere un altro fascismo, non esisterà mai una cosa del genere, potrà esistere un nuovo movimento. Quindi per me, che voto secondo la Costituzione, giuro sulla Costituzione, che è antifascista a partire dall'articolo numero 1 dove si dice che la sovranità appartiene al popolo, parlare di fascismo è una cosa ridicola e quindi non sopporto e non abbiamo sopportato che se ne continui a parlare come baluardo, come alibi difensivo contro un centrodestra che lavora pragmaticamente e porta i risultati. E quindi abbiamo voluto fare un progetto e abbiamo voluto dire basta parlare di queste cose che sono sepolte dalla storia, che devono rimanere dentro di noi certamente per evitare di essere ripetute, ma facciamo un bel progetto di pacificazione. Del resto Almirante ha seduto negli scranni parlamentari insieme a Berlinguer ed erano anche molto amici per oltre 20 anni. Quindi siccome l'Italia, la Repubblica e la Costituzione ha perdonato Almirante, che si è pentito ovviamente di quello che ha fatto e che comunque ha potuto sedere negli scranni parlamentari, così come Berlinguer ha fatto un suo percorso politico importante, tra l'altro hanno anche collaborato nei periodi d'Italia dove c'era il terrorismo, quindi hanno anche aiutato insieme, congiuntamente, l'Italia. Ecco, io mi domando, andiamo oltre, pensiamo al futuro, riconoscendo e ricordandosi del passato, ma basta affossarsi su delle cose che più non hanno senso di essere. Ecco il perché della pacificazione nazionale, più che di via Almirante. Sindaco, chiudiamo questa chiacchierata di questa mattina con invece una notizia importante, perché uno dei settori economici strategici ovviamente per Grosseto e il suo distretto è quello dell'agricoltura e dallo scorso 3 agosto è stato riconosciuto il distretto biologico della Maremma, che è tra i più grandi d'Italia. Ci vuoi raccontare quali saranno i benefici ovviamente per il settore dell'agricoltura, per la Maremma, per il territorio? Certo, la ringrazio per la domanda, perché io sono un amministratore più che un politico e questa ne è la dimostrazione. Un plauso, un ringraziamento alla Regione Toscana che dà il riconoscimento, all'assessore vicepresidente Saccardi che mi ha molto appoggiato e mi ha molto sostenuto in questo ragionamento. Noi in tempi brevissimi, due mesi addirittura prima della previsione, abbiamo ottenuto il riconoscimento di biodistretto, come diceva lei, tra
più grandi d'Italia, che promette anche di essere tra i più grandi d'Europa, in una zona geograficamente votata al mondo dell'agricoltura, in cui già il biologico o in conversione al biologico rappresenta il 42% della superficie seminativa, quindi voglio dire molto vocato a questa tipologia. Quindi quando le istituzioni lavorano per il bene comune, per il bene delle imprese, come si vede dal biodistretto, è possibile ottenere degli importanti risultati. Siamo in attesa della certificazione ministeriale, ma 7 comuni trasversali, quindi di ogni colore politico, insieme a quasi 1100 aziende potenziali, hanno costituito questo grande biodistretto, che promette sicuramente di avere, insieme ai rapporti che si stanno costituendo con gli istituti di credito bancario, con le grandi distribuzioni organizzate, a livello di potenziamento e rafforzamento della filiera produttiva, un grande futuro. Grazie al sindaco di Grosseto, dottor Francesco Vivarelli Colonna, buona giornata e buon lavoro, sindaco. Grazie a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie, buona giornata. Allora, andiamo sulla...